Amici di Vitra Peter Pan, sono qui con Antonio Sepe, sceneggiatore di questo nuovo progetto che è Capitan Napoli e che segue in realtà un progetto iniziato già precedentemente da Venezia Comics, che è la casa editrice, che era appunto Capitan Venezia. Venezia, sì. E una, diciamo, novità nel panorama fumettistico italiano, perché un supereroe locale in realtà non si era mai visto. Come nasce questa idea di trasformare il supereroe, diciamo, ambientato, siamo figli tutti quanti la Marvel, DC, in città, diciamo, di fantasia, per quanto la Marvel è ambientata in città esistenti, però in contesti urbani in cui il lettore si può riconoscere. Certo, allora fatemi soprattutto salutare un attimo il blog e sono veramente contento di essere nel video in questo blog perché una delle cose che mi rappresenta è effettivamente Peter Pan, perché sono legato come te e come tutti quelli che magari ci stanno ascoltando o quelli che magari ci vedranno tra qualche anno, all'idea che magari crescere non vuol dire necessariamente dimenticarsi dei sogni e delle cose. Bello anche farlo nella fumetteria Dove un po' tutti esatto, cresciamo. esatto. E beh, allora, partiamo dal come nascono i supereroi italiani. Fabrizio Capigatti qualche anno fa si fa questa domanda, che è poi il papà dei Capitani Italiani, del progetto Capitani Italiani, e si chiede, possono esserci dei supereroi in Italia? La risposta non è troppo difficile. Perché come è successo dal 2011 fino ad adesso, sono nati tanti supereroi, diciamo, italiani. La questione è, per molti, la difficoltà è quella di pensare prima, ovviamente, di leggere, prima di vedere o sentire solo i nomi e dire, ma che ci fanno dei supereroi in Italia? E come nel resto del mondo, in Italia ci sono problemi di vario genere, come a New York. Ci sono problemi che vanno ovviamente dalle invasioni aliene, ma ci sono anche problemi tutti i giorni quando Spider-Man deve sventare una rapina in banca, per esempio. Quindi quello che succede a New York può succedere tranquillamente in Italia. Quindi non è tanto il problema di portare i supereroi in Italia, quanto contestualizzarli con i problemi reali dell'Italia. È un po' quello che effettivamente Venezia Comics con l'etichetta Capitani Italiani vuole cercare di fare, insomma. Tra l'altro, in un vecchio articolo che io scrissi relativamente proprio ad una tesi che io feci sull'architettura dei fumetti e i fumetti nell'architettura, contestualizzare un personaggio di fantasia in una realtà vera, realistica, rendesse lo stesso il personaggio un personaggio reale. Esattamente, nel senso che è vero, guardare Spider-Man arrampicarsi sui palazzi di New York fa un certo effetto, ma ha anche un senso, perché a New York ovviamente ci sono parecchi grattacieli. Se noi provassimo a portare Spider-Man in Italia, probabilmente si azzeccherebbe dopo due lanci di ragnatele. E la cosa bella invece è quella di provare ad usare personaggi che possono avere vita reale, come hai detto tu, in un contesto reale. Venezia ha Capitan Venezia, che è un ragazzo di 25 anni che fa l'università e che in una notte viene posseduto dallo spirito del leone di Venezia e quindi diventa effettivamente un supereroe. Voglio dire, non c'è una grossa difficoltà ad inserirlo all'interno della città. All'interno di Venezia, se tu poi conti che anche gli altri hanno come dire, questo rapporto viscerale con il territorio, capirai poi, e quello che vedranno anche nelle varie letture della Lupa, di Capitan Palermo e anche di Capitan Napoli, che i personaggi sono strettamente connessi a quello che succede e soprattutto a quello che è il luogo che proteggono e rappresentano. Non a caso Capitan Napoli ha una maglietta che ricorda quella della Buitoni con lo No, scudetto e la Coppa Italia, allora, quindi. su questa, sì, l'idea iniziale alla base di tutto questo era come rappresentiamo Capitan Napoli. E ricordo, era il Comic Con dell'anno scorso, io pensavo che fosse quello di 2 anni fa, invece Fabrizio mi ha ricordato che era il Comic Con proprio di quest'anno. E al Comic Con dell'anno scorso Fabrizio mi disse, io ho un progetto di unire, diciamo, tutta l'Italia attraverso tutti, diciamo, i capitani. E
Capitan Napoli nasce con un intento che è quello un po' della denuncia. E la maglia del Napoli, che può sembrare un richiamo ovviamente alla squadra del Napoli, è tutto fuorché Richiamo un richiamo calcistico. calcistico. È più un simbolo. È il simbolo che Nino, Il il protagonista. protagonista, indossa per rappresentare non in un primo momento almeno, non la città, non la squadra del Napoli, ma rappresenta quello che è per lui, diciamo, qualcosa da difendere, che in questo caso è una persona a lui molto cara, Che non poi Diego. scopriremo, è Sì. certo, che adesso nella preview abbiamo visto qualche personaggio, c'è cioè la Neo Melodica, però ovviamente non sveliamo nulla ancora No, perché diciamo solo quello che è ancora diciamo pubblico esatto. è. La questione è che è quasi tutto pubblico per quanto riguarda il numero 0, che ricordo che è Esatto, andato sold è andato out. sold out a Questa questo. è la mia copia, tra l'altro, e mi dispiace non poterne regalare una a voi di Vita da Peter Pan, però credetemi, sarà mia cura il numero 1, me lo porterò fino all'isola che non c'è. No, la questione è che il numero 0 è andato oltre le aspettative. Le 300 copie sono finite dopo un giorno e mezzo praticamente, e quindi le persone ovviamente che hanno potuto conoscere una parte della storia sanno, e anche le persone che poi a cui stiamo cominciando a raccontare un po' la storia, è che ovviamente non c'è solo il protagonista, ma ci sono tanti sidekick cattivi e buoni dei personaggi che diciamo rappresentano effettivamente quello che è la nostra regione, piuttosto che effettivamente la città di Napoli. Insomma, tu hai parlato di Kate, che è una neomelodica che poi perderà la voce e avrà quest'urlo sonico, quindi molto spesso i poteri vengono sempre visti come una benedizione, in questo caso sarà una maledizione per lei, come anche per Nino per certi aspetti, come anche per la bufala, che è un altro dei tre Richiama un po' Freccia protagonisti. Nera degli Inumani, no? Eh Questo sì, uso della esatto, voce, sì, lei la. praticamente diventerà a quel punto muta e però acquisterà questo superpotere. Però, come sempre, sono ragazzi, adolescenti, giovani che tutto si aspettavano fuorché che diventassero i Diventare degli supereroi. eroi. Esatto. Ovviamente questo è il secondo di un progetto più ampio, perché ovviamente c'è anche No, questo è, credo sia il Palermo. quarto e il quinto, se non erro, perché a parte, diciamo, come universo, lui dovrebbe essere il quarto, perché c'è prima Capitan Venezia e al suo interno ovviamente ha una moltitudine di personaggi come Mestre Boy, Lady Verona, insomma, ci sono tanti tanti personaggi all'interno di un singolo numero. Poi, scendendo, c'è la Lupa, Roma. Roma, esattamente. Poi si riscende giù a Palermo con Capitan Palermo, e poi si risale verso Capitan Napoli. Fanno tutti parte di uno stesso universo narrativo, cioè è pensabile vedere un ipotetico crossover tra i vari Allora, personaggi. se ci pensi già dal titolo, riconosci il crossover perché è Capitan Capitani Italia. italiani. Sì, l'idea credo di quella di Fabrizio e quella con cui parlavamo in questi giorni è proprio questa, quella di raccontare un universo espanso, però senza, come, un po' come l'Italia. Noi ovviamente siamo un unico paese unito, ma regionalmente raccontiamo delle storie, Sono abbiamo dei diversi. dialetti e tutto questo. Quindi ci piacerebbe raccontare, non tutti, anzi speriamo tutti, però magari non tutti proprio diciamo le regioni, o anche sì, ma riunirli poi in un momento, diciamo, cruciale delle stagioni dei capitani. Ti posso dire in anteprima che ci sarà anche un Capitan Milano che è già in fase di diciamo di strutturazione di scrittura. C'è già uno speciale che uscirà a Lucca di Bubsel, che è la linea, diciamo, femminile dei capitani italiani, quindi tutte le supereroine e le cattive, tra virgolette, si incontreranno a Firenze per questo speciale. Poi c'è un altro speciale, tutto disegnato e colorato a mano da Federico Toffano, che è uno dei cinque della mano di Dio, come li chiamo io, quindi i rappresentanti di Venezia Comics, che me li fai ricordare, sono
Diego Bonesso, Riccardo Bandiera, Gilda, Cesari, Fabrizio e Federico, come avevo già detto. E lì c'è uno speciale di Capitan Venezia contro Capitan Padova, anche quello molto bello. E poi ci sarà il numero uno di Capitan Napoli a Lucca Comics, diciamo. Quindi queste sono le novità editoriali che ci aspettano nel prossimo futuro, nei prossimi mesi. Allora, negli anni il fumetto supereroistico da lunghe saghe, immaginiamo Chris Claremont degli X-Men, Ora hai citato la mia saga preferita. io è uno dei miei scrittori preferiti, tu sei uno Ok. sceneggiatore, quindi immagino che ti sei ispirato a tanti sceneggiatori diciamo della nostra infanzia, che comunque hanno fatto la storia del fumetto. È un po' cambiato il mercato, nel senso che oggi le grandi case editrici preferiscono fare delle miniserie di piccoli numeri piuttosto che sviluppare delle saghe Sì. lunghe. Voi come vi pensate di porvi di fronte a questo? Cioè, l'idea vostra è quella di fare delle piccole saghe che possono andare avanti, o avete già previsto una sceneggiatura che prevede, non so, un anno di pubblicazione e poi andare a riformulare il tutto? Guarda, allora, per quanto mi riguarda, quindi la scrittura di Capitan Napoli, come anche dice Fabrizio, le serie sono divise in stagioni, come se fosse una serie televisiva, in effetti. Quindi la prima stagione comprende un arco narrativo che può andare dai, come è stato per Capitan Venezia, degli Sette Spillati, per esempio, che sono usciti durante un anno e mezzo. Con Capitan Napoli e Capitan Palermo ci sarà una cosa differente, quindi far uscire direttamente un brossurato di 80 pagine, quindi con una storia più o meno autoconclusiva, che quindi racconta la genesi in questo caso e lascia più o meno in sospeso a questa prima stagione. Ovviamente, e anche qui vi do un attimo un piccolo spoiler, Fabrizio mi ha chiesto già di scrivere la seconda stagione di Capitan Napoli, quindi in questo senso siamo già in fase di Avanti, sì. sì, in questo sì, però più o meno sì. L'idea è sempre quella per ogni personaggio, che sia Napoli, che sia Milano, quella di far uscire un numero 0 e poi un numero 1, quindi dare un attimo toccare un attimo quello che è il personaggio, far capire un po' Un po' qual è come succede con i l'intenzione. pilot delle serie Esatto, TV è praticamente. proprio quella l'idea di fare, insomma, questa cosa. E quindi diciamo, dopo questo successo del Comic Con, magari aspettato, perché in realtà nasce già da un progetto, chiamiamolo vincente, perché è stato vincente e premiato Capitan Capitan Venezia, certo. Venezia, quindi ovviamente il prossimo appuntamento è quello di Lucca Comics, dove ci sarà questo fatidico numero 1. Sì, allora guarda, io sull'aspettato non te lo so dire quanto. Allora, io ci credevo nel progetto. Ci ha creduto Fabrizio al primo momento che mi ha seguito. Ci hanno creduto Diego, ci ha creduto Pasquale Qualano, che è un disegnatore Marvel e DC. Cioè, io vado a prendere magari qua, ci trovo qualcosa disegnato da Pasquale Qualano. Ed è un mio amico prima di essere un disegnatore, ma è un disegnatore di Batman. E quindi quando ti vai a rapportare a un'autorità del genere, senti sempre un po' quella paura, però poi dici io ci credo. E credendoci, quello che ho fatto, e soprattutto mi hanno dato l'opportunità di fare, è di crearmi il mio team, cioè il Cap Napoli Team, come lo chiamiamo noi, di disegnatori che vanno da Claudio Avella, che è uscito da poco con Junkie Cable per Shockdom, per dirti c'è la colorista che è Adele Matera, che ha colorato tutti gli albi dei Capitani Italiani, che è colorista Bonelli ed è richiesta praticamente da mezza Italia e credo che tra qualche mese anche da mezzo mondo. Poi ci sono due rookie, che io non definirei rookie, ma sono veramente fortissimi. Uno è Vincenzo Carratù, l'altro è Alessandro Miracolo, che mi accompagneranno con il numero uno, e credetemi, loro veramente sono due forze della natura assurde. Quindi inaspettata è stata secondo me l'idea della velocità con la quale il pubblico ha risposto, e non ci aspettavamo assolutamente che in un giorno e mezzo un prodotto indipendente, diciamo così, o comunque agli albori della nascita, potesse essere così richiesto. Sarà forse che noi ci siamo messi nelle orecchie delle persone con una campagna pubblicitaria che è cominciata a febbraio, perché con Barbara Steggiano, che tra l'altro saluto, che
la grafica di tutte quelle quei cartelloni pubblicitari, che non so se hai avuto modo di Sì. vedere sulla pagina, quei finti I cartelloni finti pubblicitari, cartelloni, i 6x3 finti della esatto, campagna Siru. campagna, questa campagna pubblicitaria, e forse da lì le persone si sono un po' incuriosite. Quindi quando crei un universo che va dal reale al fantastico, forse le persone si immergono meglio in tutto quello che è il mondo del fumetto. Quindi a Lucca ci aspettiamo, almeno mi aspetto di rifirmare altri 300 albi, giusto Noi così ovviamente te lo per auguriamo. Tra l'altro anche un po' in controtendenza a quello che è stato il trend degli ultimi anni, dove fumetti famosi, facendo esempio di Ratman, ma in realtà Don Alemanno, Simple e Madama di Lorenzo Sempio, sono nati da delle strip web e poi sono diventati un fumetto. Voi diciamo in controtendenza con quello, anche Sio, per esempio, Zero Calcare, cioè non ce ne sì, sono. sicuramente loro fanno un genere che è molto più immediato all'interno di una, come dire, di una struttura di meme su Facebook oppure di condivisione. Noi abbiamo cercato in un certo senso una pubblicità virale, però poi a un certo punto ci siamo attenuti a quella che era, diciamo, l'uscita classica di un fumetto, quindi di presentarlo alla prima fiera del fumetto della città in quel caso, e quindi poi vedere come Come risponde risponde il il pubblico? pubblico. Io sulla questione marketing e pubblicità veramente non ci ho studiato chissà quanto, però mi piaceva l'idea di creare dei prodotti, dei loghi, delle cose che poi potessero essere riconosciuti anche all'interno di un contesto reale, come abbiamo fatto per esempio con il cartone delle pizze. Non so se hai avuto modo Sì. di vedere, noi abbiamo regalato questi cartoni delle pizze perché in un certo senso volevamo dare anche un attimo una certa dignità a quello che fosse il contesto. Perché molto spesso all'inizio, quando abbiamo raccontato di Capitan Napoli, era uscito solo il nome di Capitan Napoli, le persone un po' diffidenti ovviamente hanno detto: vabbè, magari sai, un supereroe che lancia le pizze e tutto quello. Allora noi ci tenevamo a dire che Non la è il pizza. classico stereotipo. Esatto, no, noi vogliamo anche vivere di stereotipi, perché un personaggio che si chiama Capitan Napoli non può non avere degli stereotipi, ma secondo me di stereotipi si può anche vivere, sorridere e sopravvivere, ma non si deve necessariamente, come dire, fossilizzarsi e diciamo, infangare il nome di qualcosa che non era manco uscito in quel caso. Però è stata una bella soddisfazione poter raccontare che uno stereotipo è anche divertente ed efficace, insomma. Perfetto, e in ultima battuta dobbiamo dare due tipi di appuntamenti. Sì. Il primo è ovviamente, ce lo direi tu, è questa Sì. festa Allora, di. il 18 maggio, guardo in telecamera così faccio quello l'imbonitore. Il 18 maggio a Poggiomarino, al Barbossa, ci sarà un evento, ovviamente patrocinato dallo stesso Barbossa, ma con tantissime autorità nel mondo del fumetto, come la scuola di Lars, la scuola del fumetto di Salerno, come ALT, che è una realtà di Associazione Lettori Torresi, una piccola realtà, ma che comunque ha avuto grandissime soddisfazioni in questi anni al Comic-Con. Poi c'è il cantante che ci allieterà per quella serata, che è Dope One, che è un rapper bravissimo secondo me, ma ce ne sono tantissimi che in questo momento neanche ricordo, però credetemi, sulla pagina, sull'evento della Notte del Capitano troverete tutte le informazioni che si terrà, quindi il 18, venerdì 18 alle 19:30 a Poggiomarino. Vi aspetto, e in quel momento noi regaleremo questa stampa che io ho regalato a Maurizio per farmi perdonare il fatto che non gli ho portato il fumetto. Questa stampa in edizione limitata, a Poggiomarino daremo solo 80 copie di questa stampa, ma in verità ce ne sono 150 che daremo poi in altri eventi. Momento marchetta No, finito. vabbè, poi il secondo ovviamente hai già un po' anticipato. Se ti vogliamo seguire il progetto online, dacci degli indirizzi dove possiamo Allora, seguire vi do il. tutti diciamo, l'indirizzo fondamentale, che è quello della pagina Facebook Capitani Italiani, quello dove troverete tutti i capitani, non sono Tutto Capitan Napoli, l'universo tutto l'universo, narrativo. e lì da lì potete anche poi accedere allo shop per comprare gli arretrati e tutto il resto. Ovviamente andate a dare uno sguardo anche a veneziacomics.com, che è il sito ufficiale di Venezia Comics, dove non ci sono solo i Capitani Italiani, ma ci sono tanti altri prodotti
progetti, poi insomma. Anche formazione. Sì, tutto, tutto. Cioè, veramente, veramente un sito che sta crescendo come stanno crescendo effettivamente i progetti di Venezia Comics. Poi, se non avete il mi piace sulla pagina, mettetelo, ma non so, cioè, sicuramente già lo avete, ma se magari ho condiviso io e vi sto spammando io e non avete il mi piace alla pagina di Vita da Peter Gli Pan, mandiamo mettetelo. Capitan Napoli a casa, ma non il fumetto, Ma lui no, proprio proprio la persona. persona così. E poi insomma, un grazie anche alla fumetteria di Gianluca qui Sì. a Via Merliani che ci Ci ospita. Vabbè, ospita. che io alla fine ci spendo i soldi, quindi Gianluca è Vabbè, buono. diciamo un po' tutti quanti, perché le fumetterie entrano un po' le seconde case dove ci si scambiano anche consigli sul fumetto da leggere, sul gadget da acquistare, il film da vedere, insomma, Assolutamente sì. quindi diventano dei Io grandi luoghi di sì, aggregazione. sulla fumetteria dico una cosa velocissima, immagino dobbiamo chiudere, però quanto è bello poter, a prescindere, parlare di queste cose, ma incontrarsi in una fumetteria e potersi scambiare idee, cosa che magari in questo momento siti come Amazon, eBay non ti permettono, perché ovviamente riescono a vendere i fumetti a di meno, però quello che consiglio io, e se vi posso consigliare, cercate di supportare le fumetterie della vostra città e comprare, diciamo, a chilometro zero in un certo senso. Tra l'altro, in una delle fumetterie in cui si troverà sicuramente Capitan Napoli, gli abiti di Venezia Comics sarà questa, quindi lo voglio dire. Perfetto, e allora ancora una volta vi mostro la copertina e la La stampa. stampa, perfetto. E Antonio, io ti ringrazio e ci rivedremo sicuramente a Lucca. Sicuramente. E, che dire, in bocca al lupo per questo progetto interessantissimo e ci Grazie vediamo mille. sicuramente alla prossima. Un Grazie saluto a tutti, mille. Grazie. Ciao ciao! ragazzi.